Dipendenti di Irpini Ambiente preoccupati per il futuro dell'azienda. La società sta infatti per essere smembrata tra ATO e Comune di Avellino in base alla nuova suddivisione dell'ambito e di nuove società che dovranno nascere. Le maestranze temono contraccolpi sui livelli occupazionali e sulle tutele contrattuali. Da ieri in Piazza Libertà è stata montata una tenda, subito ribattezzata della Resistenza. Annunciato anche uno sciopero contro lo spezzatino della gestione dei rifiuti, in programma il 20 e 21 marzo. Purtroppo il Comune di Avellino da tempo ha fatto la sua scelta. Infatti il giorno 9 scade l'ultimatum per l'apertura delle buste, quindi è un poco difficile, però noi finché abbiamo speranza, finché abbiamo la forza dei lavoratori che ci accompagna, finché la gente, le istituzioni capiscono che questa è una scelta scellerata, affidare il servizio a un'azienda pubblica e spezzettare il servizio, noi saremo sempre qui pronti in qualsiasi modo a difendere i diritti dei lavoratori e anche a difendere la tutela del cittadino. Innanzitutto noi stiamo protestando perché quello che è stato costruito in 13 anni, cioè la società provinciale sulla raccolta dei rifiuti che gestisce tutto, anche gli impianti, non venga dispersa. Lo stiamo facendo con questa forma di protesta che è molto civile, cioè noi ci stiamo caricando i disagi di una manifestazione fatta in questo modo anziché scioperare costantemente e creare disagio ai cittadini, con l'auspicio che ci sia una sensibilità sociale e soprattutto politica e non disperda questo valore che ha contraddistinto questa provincia rispetto alle altre della regione.